Giuseppe De Nicola, sono professore ordinario alla facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia. Credo che non ci siano tantissimi professori ordinari qui, credo di essere uno anche dei pochi ordinari che si sono battuti e si sono mobilitati durante questi ultimi mesi. Credo che sia un grosso errore, una grossa colpa della nostra categoria, però forse sono cose su cui bisognerebbe meditare. Ecco, allora, io articolerò i miei ragionamenti toccando anche di nuovo alcuni dei punti che Francesco ha illustrato brillantemente, cercando di vedere come l'università si rapporta col mondo esterno. Quindi, prima di tutto, l'immagine dell'università, perché credo che sia risultato molto evidente in questi mesi che l'immagine diventa anche sostanza. Come ha detto Francesco, l'immagine che è stata costruita poi è servita a motivare delle politiche ben precise. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questa cosa, non possiamo progettare la migliore università possibile ignorando che cosa succede a livello di opinione pubblica. Poi parlerò di ricerca e sviluppo e quindi di rapporto col territorio in termini di collaborazioni con le imprese, nel senso, io sono un ingegnere, quindi evidentemente qui porterò il mio punto di vista. Io ho anche un'abitudine di collaborare con le imprese in termini di contratti di ricerca, progetti europei e così via, quindi questo è un aspetto importante. Non è tutto, perché pur essendo ingegnere so che l'università è molto più che la scienza e la tecnica, quindi scusatemi se poi qui porterò un po' il mio punto di vista, in realtà c'è molto di più, ma diciamo, intanto bisogna partire da ciò che si capisce bene. Il secondo modo con cui interagisce l'università col territorio sicuramente è la formazione, cioè il grande servizio che fornisce è la formazione, e quindi dirò qualcosa anche sulla domanda di formazione. E infine ho cercato di pensare alcune linee guida per il futuro, diciamo, molto semplificate, però credo che bisogna partire dalle idee forti e poi su quelle costruire delle politiche più dettagliate. Allora, l'università vista al mondo esterno, qui ripeterò alcune delle cose che ha detto già Francesco, e io ho preso alcune citazioni prese dalla stampa. Allora, Giavazzi dice che nell'università ci siano troppi professori è un fatto. Questo è diventato addirittura un fatto che non ha neppure bisogno di essere documentato e motivato, cioè tutti lo sanno. Così. Sempre Giavazzi, dopo l'approvazione in Senato della legge Gelmini, dice: non è una legge ideale, bontà sua, ma va dato atto di aver fatto un importante passo avanti. Perché il ministro ha fatto un passo avanti? Perché la legge riconosce che i corsi devono essere ridotti, le università snellite, alcune chiuse. Quindi il passo avanti, perché andiamo verso un ridimensionamento dell'università. D'altronde, se ci sono troppi professori, la cosa giusta è fare una cura dimagrante. Qui abbiamo invece Perotti, che fa la sua analisi, era stata definita impietosa in una delle slide di Francesco, e dice: al di là della retorica, l'università italiana non ha un ruolo significativo nel panorama della ricerca mondiale, quindi stiamo uscendo fuori dal novero dei paesi sviluppati, quindi la situazione è drammatica, è necessario intervenire in maniera anche brutale, perché è urgente, no? Quindi questo giustifica anche riforme traumatiche vista la situazione. E ancora più recente, Guido Possa, e qui ringraziamo ancora Francesco per aver pubblicato questo testo di intervista, e Possa a un certo punto dice: siamo un paese che ha dei limiti, dobbiamo in qualche modo farcene una ragione, e non possiamo più pensare di essere un paese di serie A, la ricerca costa, è una cosa per ricchi, e quindi non possiamo permettercela. Ecco, questa è l'immagine dell'università vista dall'esterno, e dobbiamo in qualche modo partire da questo, perché se non riusciamo a controbattere a questa immagine, qualsiasi battaglia è destinata a perdere alla fine, ad essere persa. Allora, passaggio successivo è cercare di capire come stanno le cose. Quindi parliamo adesso del rapporto con le imprese, quindi ricerca e sviluppo dal punto di vista delle imprese e dal punto di vista dell'accademia. Allora, anche qui la narrazione che viene fatta è molto semplice: le università italiane sono agli ultimi posti delle classifiche internazionali, le università italiane sono autoreferenziali, e sostanzialmente, se sono così, se sono delle università di serie B, non possono dare supporto alle imprese ad alta tecnologia, e quindi Confindustria si lamenta e chiede una riforma perché finalmente le università siano all'altezza. Ok, è vero tutto ciò. Allora, la mia abitudine da ingegnere è ragionare con i numeri, quindi io cercherò d'ora in poi di fornire solo dati presi da fonti affidabili, per lo più saranno dati presi dall'OCSE.
Allora, questi sono dati OCSE che dicono le quote di mercato delle esportazioni dell'Italia in alcuni settori ad alta tecnologia. Vedete, c'è l'aerospazio, c'è l'elettrico elettronico, macchine per ufficio, il farmaceutico e così via. Andiamo dall'81 al 2008. Credo che sia evidente a tutti che il trend è in discesa, ahimè. Quindi, diciamo, la presenza dell'Italia, la capacità dell'Italia di esportare nell'alta tecnologia, non dico che è in caduta libera, però insomma, scende parecchio. Le imprese innovatrici sul totale delle imprese. Quindi per ogni paese si vede qual è, diciamo, la percentuale di imprese che innovano sul totale. In Germania 62,6%, Belgio 52,2% e così via a scendere. Peggio di noi c'è solo la Spagna, quindi le nostre imprese sono in percentuale molto poco innovatrici. La spesa per ricerca e sviluppo delle imprese in rapporto al PIL. Quindi prendiamo il PIL del paese e vediamo quanto si spende in ricerca e sviluppo da parte delle imprese. Allora, Israele è più del quasi il 4%, Giappone 2,68% e così via. Ci sono parecchi paesi qui, come potete vedere. L'Italia è ultima. Quindi le nostre imprese in ricerca e sviluppo spendono in percentuale rispetto al PIL meno di tutti gli altri paesi considerati in questa classifica. Quanti ricercatori hanno le imprese? Più bassa della media europea. Sì, tra l'altro più bassa della media europea. Quanti ricercatori hanno le nostre imprese? Quindi il personale ricercatore delle imprese in rapporto agli occupati nelle imprese. Ricercatori nelle imprese, Finlandia 12,6%, Giappone 10,86%, Italia ultima. Ok, quindi abbiamo anche pochissimi ricercatori nelle imprese. Allora, in base ai dati OCSE, nell'alta tecnologia mi sento poter dire che l'Italia è in declino, quindi stiamo declinando. Le imprese direi che spendono troppo poco in ricerca e sviluppo e probabilmente questa è la spiegazione del declino, soprattutto per l'alta tecnologia. Mi sembra evidente che non si può pensare di reggere spendendo meno di tutti gli altri. Così. E il numero di ricercatori è insufficiente. Quindi questa è la situazione dalla parte delle imprese, che poi tipicamente sono quelle che si lamentano di un'università che non dà supporto. Quindi vediamo adesso qual è la situazione dell'università. Forse potremmo scoprire che le imprese hanno delle ragioni perché a loro va male, perché non c'è un'università in grado di dare la spinta necessaria. Allora, questa è la spesa per ricerca e sviluppo delle università, sempre percentuale rispetto al prodotto interno lordo. Questi sono ancora dati OCSE, si vede che siamo indietro, non così messi male rispetto a prima, rispetto alle imprese. Quindi la ricerca e sviluppo dell'università non è brillante, ma un po' meno disastrosa. Siamo, diciamo, avanti agli Stati Uniti, ma avanti agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno un PIL molto più grande, qui la percentuale rispetto al PIL, quindi il valore assoluto degli Stati Uniti è ovviamente molto maggiore. Personale ricercatore dell'università, quanti ricercatori ci sono nell'università? Abbiamo detto che ci siano troppi professori è un fatto. Ok. Allora, da qui non sembra, se consideriamo i ricercatori, forse ci sono troppi professori, ma ricercatori no, non ce ne sono troppi, direi. Così? Perché, come vediamo, come personale ricercatore in rapporto agli occupati, questo qui è personale ricercatore delle università, ne abbiamo poco. Anche qui siamo fanalino di coda quasi. Beh, chiaramente la Cina va peggio di noi, ma quanti sono gli occupati cinesi? Così, ok. Quindi di ricercatori ce ne sono pochi. Quindi, ricerca e sviluppo dell'università. I dati OCSE ci dicono che si spende poco per l'università, le imprese pochissimo, per l'università poco, ci sono pochi ricercatori. A questo punto però manca un tassello fondamentale, dire ma quali sono i risultati che ottiene questa, diciamo, pattuglia di disperati? Ok, allora, in termini economici i risultati per le imprese si possono, li abbiamo già visti, no? Era quel declino evidente. Per l'università come si fa a calcolare l'output, come si fa a calcolare i risultati dell'università? Allora, per la ricerca di tipo accademico, il modo internazionalmente riconosciuto per calcolare i risultati è andare a vedere le pubblicazioni scientifiche nei giornali di alto livello o le citazioni degli articoli pubblicati sui giornali di alto livello. Questa qui è la procedura, diciamo, internazionalmente accettata. Allora, andiamo a vedere le pubblicazioni scientifiche dei diversi paesi OCSE.
Questa è la percentuale sul totale mondiale, quindi gli Stati Uniti hanno il 27,66% della produzione mondiale di scienza, la Cina 7,49% e così via. Noi abbiamo il 3,5% di produzione scientifica mondiale e siamo ottavi, quindi da questo punto di vista l'Italia è l'ottava superpotenza mondiale in termini di produzione scientifica. Così. Che non è così strano, perché anche dal punto di vista del PIL questa è la posizione che noi occupiamo, settima, ottava posizione tipicamente. Quindi diciamo il nostro rango internazionale in termini di scienza equivale al rango economico, anche se però dal punto di vista della spesa che facciamo per scienza siamo al di sotto. Quindi forse andrebbero premiati questi ricercatori italiani. Questo è un grafico ancora più interessante perché è un grafico storico, mostra come evolve la quota di ricerca mondiale ed europea dell'Italia nel tempo. Allora, questo 3, qualcosa per cento è la percentuale di articoli scientifici pubblicati, diciamo, con autori con affiliazione italiana nel tempo dal 96 al 2008. Si vede che c'è qualche oscillazione, ma tendenzialmente rimaniamo sempre sopra il 3%. Prima era 3,5, qui invece è un po' più basso del 3,5 perché è cambiata la banca dati. Questa è con la banca dati Scopus, mentre invece il grafico precedente era con una banca dati diversa e quindi vengono dei risultati leggermente diversi. Però noi continuiamo a rimanere poco sopra il 3% della produzione mondiale, che è un buon risultato. In Europa siamo passati, nel 96 avevamo l'11% della produzione scientifica, siamo passati al 12%, quindi in Europa abbiamo addirittura guadagnato un punto percentuale. Quindi siamo addirittura in crescita. A livello mondiale questa tenuta è particolarmente positiva perché nel frattempo la Cina sta erodendo quote di produzione scientifica a tutti gli altri, quasi tutti gli altri. Quindi un paese che riesce a tenere significa che riesce a crescere con la velocità della Cina. Infatti questi risultati, che sembrano risultati costanti, in realtà sono i risultati di qualcuno che sta correndo, perché tutti corrono in ambito scientifico. E questo è l'andamento delle pubblicazioni scientifiche dall'88 al 2007. È un trend di crescita. Ovviamente quando poi le riporto sulla percentuale mondiale, invece viene il risultato di prima, per cui rimaniamo costanti, perché tutti gli altri stanno correndo insieme a noi. Quindi non si tratta di tenere le posizioni, si tratta di correre veloci come gli altri. E non è facile. Questo è un'interessante classifica che dice la posizione dell'Italia nelle varie aree scientifiche, cioè ci dice, questo qui sono articoli pubblicati nel 2008 e per vedere il valore degli articoli si va a contare le citazioni. Allora, se andiamo a vedere gli articoli pubblicati in medicina, l'Italia è quinta, in farmacologia quinta, in matematica sesta, in fisica astronomia settima, in computer science, potrebbe essere informatica come traduzione, ottava, in ingegneria ottava e così via. Quindi quella cosa che dicevamo prima, che noi siamo essenzialmente l'ottava superpotenza mondiale, si viene a confermare anche nelle singole aree scientifiche. In alcuni settori siamo anche meglio che ottavi, in altri siamo un po' meno che ottavi, siamo noni, decimi, undicesimi. Ecco, questo permette di capire il nostro posizionamento nei vari settori. Quindi, ricerca e sviluppo dell'università, cosa ci dicono i dati OCSE? Ci dicono che siamo l'ottava potenza scientifica mondiale, che stiamo mantenendo la nostra quota mondiale nonostante la crescita della Cina, il che non è banale, e che stiamo addirittura guadagnando terreno in Europa. Ecco, questo è completamente diverso da quello che ci hanno raccontato negli ultimi anni. Così. Obiezione. Tutti sanno che nessuna università italiana entra nelle prime posizioni delle classifiche internazionali, quindi può darsi che il professor De Nicolao abbia raccontato delle frottole, perché leggiamo, diciamo, ogni tot mesi esce una classifica ed è sempre un disastro. No, siamo sempre, navighiamo in posizioni oltre la centesima nelle classifiche. Allora, vediamo di dare una risposta a questa obiezione, che è un argomento molto forte, che nel dibattito pubblico è stato usato come una clava, e a cui non è facile, diciamo, replicare, perché richiede una replica un minimo tecnica. Allora, io replicherei in due modi. Andiamo a contare quanti atenei entrano in classifica e disaggreghiamo gli indicatori che vengono usati per fare queste classifiche. Perché è importante contare quanti atenei entrano in classifica? Perché alcuni paesi hanno un sistema darwinista nella formazione universitaria, cioè un sistema che premia i migliori, che porta tante risorse all'università di punta, mentre invece il nostro è un sistema pubblico con l'idea di fornire un servizio in termini di formazione e di ricerca per il territorio su tutto il territorio nazionale. Quindi per come anche, diciamo, è finanziato il sistema universitario, per come è progettato per avere università buone a Torino, Bologna, Pavia,
Padova, Roma, Catania e così via. E io sono consapevolissimo che nel mio settore scientifico ho dei colleghi di livello internazionale sparsi in tutta Italia, a partire da Udine fino ad arrivare a Catania, dal nord fino al sud. E questo non è quello che succede in altri paesi. Quindi altri paesi concentrano le eccellenze in alcuni punti e questi punti salgono nelle classifiche. Noi invece tendiamo a distribuire le eccellenze, che però è una scelta politica. Una scelta politica che dice anche lo studente della Sicilia deve avere diritto a una formazione universitaria di alta qualità. Quindi è logico andare a vedere quanti atenei abbiamo nelle classifiche. Probabilmente non riusciamo ad arrivare nei primissimi posti, però per noi è importante posizionare atenei, la gran parte degli atenei, dentro la classifica, quindi avere atenei che possono competere a livello internazionale. Allora, questo conto è stato fatto su diverse classifiche e si vede che, per esempio, su questa classifica abbiamo il 28,6% dei nostri atenei nel top 500, qui abbiamo il 18,2% degli atenei nel top 500. In questa classifica di Leiden, che è l'unica forse che tiene conto bene delle dimensioni degli atenei, perché non è facile costruire queste classifiche, abbiamo il 40,3% dei nostri atenei nel top 250 e nella classifica di Taiwan abbiamo il 37,7% dei nostri atenei nel top 500. Tenete conto che i nostri, se togliamo le telematiche, i nostri atenei sono e prendiamo quelli pubblici, siamo intorno alla sessantina di atenei nel complesso. Guardate gli altri paesi, la Francia 27%, 27%, 27%, 25%, la Germania, che è sicuramente più forte di noi, 38,5%, 40%, 43%, 41%, ma in questa classifica e in quest'altra ci avviciniamo alla Germania come percentuale di atenei che entrano nella zona buona della classifica. I Paesi Bassi sono inarrivabili, però è un paese piccolo e gestire bene una realtà, diciamo, piccola con precise caratteristiche, diciamo, anche socio-economiche è diverso. La Spagna sta peggio di noi, il Regno Unito è pure una realtà molto forte, però per esempio nella classifica di Leiden ha un 31,6% e noi abbiamo un 40,3%. Chiaramente loro hanno Cambridge, Oxford che vanno nelle posizioni alte, però diciamo il nostro non è un sistema progettato per vincere le medaglie d'oro, ma per portare gran parte degli atenei in finale. Questo è, diciamo, questo lo sappiamo, è costruito così. Gli Stati Uniti non possiamo fare percentuali, bisognerebbe conoscere il totale degli atenei, non è tanto facile. Così, disaggreghiamo invece le classifiche. Per esempio la classifica QS si ha diversi indicatori, ci sono gli indicatori in cui c'è il parere degli esperti, qui c'è il parere dei datori di lavoro, quindi l'occupabilità in qualche senso, qui invece è il rapporto docenti-studenti, queste qui sono la reputazione scientifica dei professori, dei ricercatori misurata con le citazioni, e qui invece l'internazionalizzazione sia degli studenti che dei professori. Allora, cosa si vede? Si vede che noi siamo, l'Italia è quella in rosso. Allora, dove sono le faccine che ridono, ce la caviamo bene. Ce la caviamo bene come reputazione scientifica degli esperti e reputazione scientifica delle citazioni. Siamo neutrali come gradimento del mondo del lavoro, perdiamo nell'internazionalizzazione, però non avendo la lingua inglese, per esempio, nei nostri corsi è difficile avere, e non avendo anche borse di studio che supportano gli studenti e, diciamo, risorse per gli atenei, è difficile attrarre tanti studenti dall'estero, e perdiamo nel rapporto docenti-studenti. Così. Quindi, disaggregando queste classifiche, si vede che dicono cose un po' diverse da quelle che ci vengono raccontate e non sono in contraddizione con quel dato medio che dice che l'Italia è in ottava posizione, perché il dato medio tende a raccogliere le eccellenze che sono distribuite su tutto il territorio, cioè che uno pubblichi a Catania, a Udine o a Milano non fa differenza, entra poi nella reputazione scientifica del sistema della ricerca italiana, mentre invece nelle classifiche degli atenei chiaramente sarebbe vantaggioso concentrare tutti i professori bravi, che ne so, di ingegneria al Politecnico di Milano, lo porteremo nelle primissime posizioni, a scapito per esempio dell'ingegneria che c'è a Roma, dell'ingegneria che c'è a Bologna, dell'ingegneria che c'è a Catania. Ma è questo di cui ha bisogno il paese? Conclusioni: abbiamo un buon livello medio degli atenei, perché le nostre eccellenze sono distribuite sul territorio, una buona reputazione scientifica, punti deboli, che però sono i punti deboli dovuti alle poche risorse, basso rapporto docenti-studenti e scarsa internazionalizzazione di docenti e studenti. Ma come facciamo a attirare docenti stranieri con gli stipendi che abbiamo e comunque con i pochi posti che sono a disposizione? La formazione. Allora, facciamoci delle domande. C'è troppa formazione in Italia? Cioè stiamo dando troppa offerta formativa a livello universitario? Qual è la percentuale della popolazione in età 25-34 anni che ha un titolo di studio universitario? Allora, questi sono i dati OCSE, sono i diversi paesi, dovete guardare la parte 25-34 anni, sono i triangoli, vedete che l'Italia sta qui, fondo classifica. Quindi
di laureati ne abbiamo pochi. Pochi tra l'altro in quella fascia di popolazione critica che è quella 25-34 anni. Quanto si spende in formazione per un singolo studente? Ecco, attenzione che io dico, quanto si spende cumulativamente su tutto il curriculum degli studi? Perché dico così? Perché voglio togliere di mezzo le obiezioni di Perotti. Perotti dice, dobbiamo moltiplicare per due la spesa perché ci sono i fuori corso che ci mettono il doppio del tempo. Allora, io uso un dato OCSE che è la spesa cumulativa per studente, per cui se uno studente ci mette 10 anni, ce ne mette 5, l'OCSE prende e calcola tutti i soldi che la nazione ha speso per quello studente. Quindi l'obiezione di Perotti scompare completamente dal dato che io adesso vado a mostrare. E il dato è questo, questa qui è la posizione dell'Italia, quindi non è vero, come dice Perotti, che siamo nei primi 3-4 paesi come spesa per studente, non stiamo investendo molto sui nostri studenti. Quanto spendono le nazioni in proporzione alla loro ricchezza? Questo è un dato importante, cioè la percentuale rispetto al PIL che viene spesa per formazione universitaria, è un dato importante perché dice quanto un paese sta investendo, quanto sta scommettendo sulla formazione universitaria, cioè io ho la mia ricchezza nazionale e dico quanto di questa ricchezza viene scommessa nel formare le persone a livello universitario. Allora, l'Italia sta qui ed è una posizione molto molto bassa. Adesso, avendo pazienza di andare a guardare quanto sono alte le barre, si vede che peggio di noi c'è solo il Brasile. Sostanzialmente siamo penultimi a pari merito con altre due nazioni. Quindi la conclusione è questa. Come percentuale di popolazione nella fascia 25-34 anni, che è un titolo universitario, siamo 36°. Come spesa cumulativa per singolo studente siamo 16°. Come spesa percentuale sul PIL siamo a pari merito in posizione 30-32 su 33 nazioni. Siamo uno dei paesi che sta scommettendo meno a livello mondiale sulla formazione universitaria. Quindi questo è il nostro modello di futuro, il nostro modello di paese. Poi ci si meraviglia che gli studenti scendono in piazza. Cosa? Troppo poco. Scendono troppo poco, dovrebbero scendere di più. Ok, allora, a partire da questi dati io penso che si possano elaborare delle linee guida molto semplici, che non sono dettagliate, però sono delle linee quasi filosofiche. Allora, uno, è urgente mettere in atto politiche industriali per colmare il grave ritardo delle imprese sul fronte dell'innovazione. La vera emergenza non era mettere mano all'università, la vera emergenza era rimettere in mano l'innovazione delle imprese. Confindustria avrebbe fatto meglio a preoccuparsi di quello che succede, che non succede a casa sua, piuttosto che dettare, diciamo, delle linee di riforma per l'università. La ricerca accademica regge la competizione internazionale e uno può domandarsi come mai in un paese in declino invece la ricerca accademica regge, perché la ricerca accademica che stiamo misurando con questo indicatore è una ricerca accademica internazionalizzata. Per me e per molti altri colleghi il riferimento non è l'Italia, il riferimento è la comunità scientifica mondiale. E quindi, diciamo, la nostra possibilità di stare a galla e di emergere, diciamo, con una reputazione internazionale significa confrontarsi con i migliori studiosi a livello mondiale. E quindi in qualche modo risentiamo un pochino di meno del declino del paese, da questo punto di vista. Questo è un capitale scientifico su cui bisognerebbe scommettere, perché in un paese che sta calando, che sta andando in decadenza, qui c'è qualcosa su cui si può far leva per invertire la tendenza. Siamo un terzo punto, siamo il fanalino di coda nella spesa per formazione universitaria. A me verrebbe da dire, diciamo, un po' prendendo in giro il nostro premier, più formazione per tutti. Cioè, è questo di cui abbiamo bisogno, perché questa è una leva di progresso materiale, da ingegnere vedo l'aspetto proprio del progresso economico, ma anche una leva di progresso morale. Nel senso, non c'è solo l'ingegneria, ovviamente. Ok. E infine, se non vogliamo che l'Italia se vogliamo che l'Italia non scenda in serie B o C, dobbiamo esigere un'università di serie A, non possiamo rassegnarci ad avere esponenti di governo che dicono non possiamo più permetterci di essere un paese di serie A. Cioè, se votiamo e accettiamo persone del genere, meritiamo di scendere in serie B o in serie C o in serie Z. Grazie.